Ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere, dato che ieri vi ho fatto vedere quali prodotti skincare mi sono portata in Puglia, oggi vi faccio vedere quali prodotti make-up, e non spaventatevi, non sono tantissimi, questo è il portapennelli e questa è la mia make-up bag. E prima di incominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella. Allora, come vi accennavo, appunto, ieri ho fatto il video dei prodotti skincare che mi sono portata. Tra l'altro, se non l'avete visto, andate nel video precedente a vederlo. E quindi direi di incominciare. Incominciamo con il piccolino, che è quello dei pennelli. Premetto, i pennelli sono stozzi perché li ho appena usati. Allora, mi sono portata la mia Beauty Blender, mi sto dicendo, la mia Beauty Blender, questa qua che uso per mettere il correttore. Ho portato il mio cavuchino con peli extra. Poi ho portato il mio pennello che sto amando, che questo qua è perfetto. Questo qua è della linea Do Color e questo qua è perfetto per mettere la terra. Proprio la forma mi piace un sacco, è super comodo. Poi ho portato il mio pennello da blush, il mio pennello da fondotinta e poi, siccome sono a conoscenza della mia forte pigrizia per il lavaggio dei pennelli e infatti adesso me li devo lavare tutti quanti, ho portato un sacco di pennelli, oddio, mi cadono anche, ho portato un sacco di pennelli per gli occhi, da sfumatura, per mettere l'ombretto, per mettere l'eyeliner, per addirittura anche per le ciglia, perché a volte quando non avevo tantissima voglia di truccarmi, quello che facevo era pettinare all'insù le mie sopracciglia e poi uscivo di casa. E quindi sì, ragazzi, tantissimi pennelli che non sono neanche qui a farvi vedere ognuno, cioè uno per uno, perché sennò sarebbe un video lungo 4 ore e non mi sembra il caso. Intanto qua le cose continuano a cadere proprio. E adesso è arrivato il momento di lei, la mia makeup bag, per vedere tutto quello che ho portato. Allora, ho portato il mio primer della Weibo, questo qua che è tutto rosa, glitteroso. Questo qua lo uso sempre prima di truccarmi. Poi ho portato il mio fondotinta, cioè guardate, lo sto finendo. Ho portato il mio fondotinta di Too Faced, il Born This Way. La mia colorazione è la light beige, anche se ultimamente mi sono accorta che è un pochino scura per me. Quindi mi sa che infatti questo qua l'avevo preso quando ero un pochino abbronzata e quindi non posso più usarlo purtroppo. Poi ho portato il mio correttore, questo sempre di Too Faced, il Born This Way. Anzi, facevo vedere al contrario. Questo qua di Too Faced, il Born This Way. E questo qua è della colorazione nude. E questo qua invece è perfetto per la mia pelle, per il mio sottotono. Ho portato il mascara per sopracciglia e uso questo, il Very Real della Benefit. Di primer occhi ho portato la Shadow Primer Potion di Urban Decay. Ho portato tre palette occhi. Allora, la prima che ho portato, e scusate se è così sbrillantinosa, è solo che purtroppo mi si è aperto un glitter vicino ed è, cioè, così, tutta sbrilluccicosa. È la Naked Basic della Urban Decay. Questa qua la amo alla follia, infatti vedete che in quasi tutte, oddio, in quasi tutti si vede la cialdina sotto, perché questo qua è perfetto per fare uno smokey eyes. Poi ho portato questa palette Friends by Revolution, questa è quella di rossa e mi piace troppo questi colori, tutti sul tono del rosa aranciato, sono veramente stupendi e questa l'ho usata tantissimo. E poi mi sono portata quella che secondo me mi sarebbe bastata per tutte e tre, solo che queste due non potevo non portarle, ed è la 24 Karat Gold di Revolution Pro.
A me piace un sacco, la trovo una palette completa con cui fare dei trucchi opachi, dei trucchi sbluccicosi, dei trucchi colorati, dei trucchi nude, cioè questa qua è una palette perfetta, fantastica veramente. Mi sono portata un unico ombretto, monombretto diciamo, ed è questo qua della Obsession, se riesco ad aprirlo, ed è questo bellissimo. Non so perché qua sembra bianco, ma in realtà è tipo un rosa cipria. Un rosa. Poi ho portato la mia cipria della Make Up For Ever. Questa qua, la Ultra HD, che tra l'altro, ragazzi, cioè, ci siamo. È finita. Ahimè. Vabbè, la uso ancora finché ci riesco. Poi ho portato la mia Hoola della Benefit, che è questa bellissima terra. Ed è stupendo il fatto che sia così piccolina perché veramente occupa pochissimo spazio. E così è anche il Dandelion, sempre della Benefit, che poi tra l'altro sto pensando adesso che questi qua hanno circa un anno, perché li ho trovati nel calendario dell'avvento dell'anno scorso della Benefit. E cioè, sembrano ancora interi. E io li uso quasi tutti i giorni. Comunque questo qua appunto era il Dandelion della Benefit. Poi ho portato una matita nera occhi semplice. Questa qua è della Deborah Milano Formula Pura e questa è la numero 01, matita classica nera che devo temperare. Poi ho portato il mio eyeliner della Deborah Milano, sì, esatto. Questo qua è il 24 ore extra e mi ci trovo benissimo, mi piace il tratto che fa, poi essendo così sottile riesco bene a fare tutte le varie codine, il tratto più leggero, lo amo questo eyeliner. Ho portato questo bellissimo illuminante di Revolution che mi piace veramente un sacco, fa un glowy allucinante. Ho portato la mia combo di mascara preferiti perché io ultimamente li sto usando insieme. Uso questo della Weibo, il Weibo Fit Freak, non riesco neanche a dirlo, Weibo Fit Freak. E poi sempre questo della Weibo, che è il loro prodotto migliore del 2018, è questo mascara Volume Drama, bellissimi. E ho portato tre rossetti. Ho portato questo qua, quello che aveva la bocca, che profuma tantissimo, di questo bellissimo colore nude scuro. Poi ho portato questo di questo è della Weibo Adorable ed è il numero 4, o Adorable, non so come si dice, Adorable, Adorable. Poi questo qua della Sephora che è del numero 84, che sono più o meno uguali, solo che questo qua della Weibo ha un po' più di rosa dentro. Questo qua è più marroncino e questo è più rosa. E poi ho portato il rosso di Sephora, questo qua è il numero 01, bellissimo questo rosso. E basta, non c'è più niente. Questi qua sono tutti i prodotti che ho portato in vacanza. Spero di darvi qualche idea. Non portatevi troppa varietà, perché comunque se andate in vacanza, so che è un discorso un po' strano da fare adesso, perché voi direte non andiamo più in vacanza, ma magari qualcuna di voi in questo periodo parte, oppure qualcuna di voi parte per Natale. E il mio consiglio è non portatevi troppo. Ah, dimenticavo, ho portato anche il fissante di Sephora, che questo qua è il solito setting spray che ti aiuta a fissare il trucco e tutto. Tra l'altro, lo sto anche finendo. E come dicevo, ragazze, non pensate a portarvi una marea di trucchi, pensate a portarvi il giusto, cioè non di palette, se ce n'è una. Tipo questa della 24 carati gold della Revolution Pro, che ha un po' di tutti, vedete, c'è un marrone scuro, un colore più colorato di qua e di là. Portatevi solo una, cioè perché comunque occupate spazio e basta. E
Oppure, se siete più persone da trucchi naturali, vi portate semplicemente questa, la Naked Basic, che vedete che occupa pochissimo spazio. Con questa bellissima mano zozzi di rossetti, io vi saluto, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao!